Buongiorno Carmine, grazie per la linea. Parliamo subito, facciamo un riassunto di quello che sarà il tempo nel fine settimana. Attualmente la nostra penisola è protetta dall'alta pressione, ma a partire da stasera è previsto un graduale aumento della nuvolosità perché sta per arrivare una perturbazione proveniente dal Mediterraneo occidentale che tutto sommato nella giornata di Pasqua non produrrà fenomeni di rilievo sulla nostra regione, anche se è previsto un graduale aumento della nuvolosità. Diversa la situazione per la giornata di Pasquetta, ci arriveremo tra un attimo, quando il tempo tenderà a peggiorare, soprattutto nella seconda parte della giornata. Andiamo a vedere le immagini dal satellite, infatti ritroviamo le regioni centro-settentrionali, ma soprattutto il settore adriatico, interessate dal bel tempo che proseguirà nelle prossime ore, ma attenzione perché inizia ad avvicinarsi questo sistema nuvoloso. Si tratta di nubi alte stratificate che non produrranno fenomeni di rilievo. Nubi alte stratificate attese da stasera e nella giornata di Pasqua. Quindi nella giornata di Pasqua avremo un cielo nuvoloso su tutto il territorio regionale con possibilità di qualche piovasco soprattutto dalla serata. E a causa dell'arrivo dei venti di scirocco, questa mappa ci mostra anche l'arrivo di polvere e sabbia africana in sospensione che riuscirà a raggiungere anche la nostra regione, soprattutto nella giornata di lunedì dell'Angelo. E in merito alla tendenza per lunedì di Pasqua, insomma, la situazione meteorologica vedrà un ulteriore aumento della nuvolosità e dalla grafica in sovrimpressione riusciamo anche ad evidenziare la probabilità di precipitazioni, attese precipitazioni soprattutto nella seconda parte della giornata. Quindi nel primo pomeriggio, come si vede dalla grafica, le piogge inizieranno a interessare il vicino Lazio e le zone interne della nostra regione. Poi nel corso del tardo pomeriggio in serata, vedete, i nubi più compatte e i fenomeni tenderanno ad estendersi anche sul settore orientale della nostra regione. Insomma, e saranno piogge miste a sabbia africana. Quindi, insomma, il tempo che va peggiorando soprattutto nella seconda parte della giornata, salva probabilmente la prima parte della giornata di Pasquetta. Per questo aggiornamento è tutto. Non mi resta che augurarti, Carmine, buona Pasqua, così come l'auguro a tutti i telespettatori di Rete 8. Grazie. Grazie Giovanni, buone feste anche a te. Speriamo stavolta che tu ti possa sbagliare almeno di qualche ora in maniera da trascorrere fino alla serata, alla Pasquetta, senza maltempo.